ci fosse il sole, e più confusione, più rumore, perché il silenzio poco ha da spartire con quel che... Quindi sì, partiamo da trattati europei e poi limitabilmente si va a finire a questioni economiche. Trattati europei e eurozona, quali le relazioni? Parliamo con il professor Antonio Borghesi, ordinario di economia e gestione delle imprese dell'Università di Roma. Grazie. Grazie, che essendo economista non può parlare prevalentemente di euro dal punto di vista economico, evidentemente non giuridico. Io ho grande rispetto per il professor Guarino, perciò per lo studioso, l'accademico, per i suoi successi come uomo politico, soprattutto ne ammiro la grande lucidità, perché avendo una mamma che ha 2 anni meno di lui mi è facile anche confronto e gli faccio i complimenti, però non posso non rilevare una cosa e chiedere al professor Guarino: ma professor Guarino, perché lei non ha denunciato questa cosa 15 anni fa? Perché non lo ha fatto, non ha avuto questi ravvedimenti quando ha avuto un rilevante incarico di natura politica proprio sui regolamenti comunitari, quando ha fatto parte di governi che purtroppo hanno contribuito al debito pubblico e ci hanno portato al disastro in cui stiamo oggi, perché quella è la verità. Lei ha fatto parte del governo Fanfani come ministro del bilancio e il rapporto debito pubblico-PIL è schizzato di 5 punti in alto. Ha fatto parte del governo Amato dove, come ministro dell'industria, dove addirittura è schizzato di 10 punti, cioè qui ci sono dei giovani che stanno pagando questa cosa qui. E non possiamo non immaginare, io non sono un ragazzino, ho 64 anni, però mi sono avvicinato alla politica a 50, per cui non mi sento responsabile di quello che è avvenuto in quel periodo, ma credo che oggi noi stiamo pagando purtroppo quello che è successo in quegli anni col debito pubblico. Questo è il mio giudizio, e per cui mi sento anche di rivolgere, io sono un po' scomodo, portate pazienza, è la mia natura. Ma quello che voglio dire, prima di affrontare il tema dell'euro e dei luoghi comuni, che ovviamente a mio giudizio è nient'altro, sono diventati slogan di piazza con i quali si chiede di uscire dall'euro come se fosse così semplice, di ritornare alla lira, o ci si accusano gli altri paesi di aver fatto qualcosa, e tutto questo serve oggi semplicemente per coprire gli errori delle forze politiche, imprenditoriali e sindacali che ci hanno governato in questi anni. E allora sarebbe bene che cercassimo di capire che cosa rappresenta una moneta e quali sono i presupposti per il funzionamento. E io penso che sono oggi sottintese due visioni, una, come si dice, di natura neo-keynesiana, nella quale vado a ricomprendere anche la cosiddetta modern monetary theory, di cui ogni tanto si parla, e l'altra di natura neoliberista. Trovo giusto partire da queste origini, ma solo per fare una citazione, perché nel dibattito che c'è stato negli anni 30 tra Hayek e Keynes, l'ho ritrovato una rivisitazione fatta da un articolo di un professore, Fabio Masini, professore di storia e teoria delle relazioni economiche internazionali e storia e teoria dell'intervento pubblico nell'economia, dal titolo Teoria economica e cooperazione monetaria internazionale, una lezione degli anni 30. Che cosa si fronteggiava in realtà a quel tempo e perché due esponenti di queste due diverse correnti di pensiero giungono poi alla stessa conclusione, perché questo è interessante e questo avviene negli anni 30 e qualcosa si dovrebbe insegnare, che fondamentalmente c'è la teoria del bene pubblico per cui la stabilità internazionale è un bene pubblico da tutelare, e quindi si dice, una tesi, ci vuole una dimensione talmente grande da poter sopportare a un sistema così grande i costi per poter mantenere questa stabilità internazionale, perché altrimenti il sistema è instabile e la cooperazione può servire soltanto per dare supporto al paese egemonico, al paese egemone, che minimizzi questi costi di produzione della stabilità, detta in due parole. L'altra opinione era quella che invece c'è per forza di cose un'elevata tensione interna
dei paesi non egemoni è una minaccia costante di defezione, sembra quello di cui parliamo oggi, ma questi lo dicevano negli anni 30, perché c'è una forte asimmetria nelle capacità delle politiche monetarie dei vari paesi. Due esponenti di queste scuole sono poi andati avanti nel ragionamento. Io purtroppo per questione di tempo non sto qui a raccontarvi cosa hanno detto, però parlo alla conclusione che entrambi hanno riconosciuto che le due dottrine di pensiero sbagliavano proprio perché si fermavano all'orizzonte, al confine degli stati nazionali e non riuscivano ad andare oltre quando parliamo di concetti di sovranità. Questo fatto era determinante, per cui o si fa una cooperazione o esiste un modello federale sul tipo degli Stati Uniti, dove forse nessuno se n'è accorto, la California è andata in default ma non è successo praticamente nulla, se posso dire, poi magari se parla il collega americano mi corregge, ma mi pare che sia fondamentalmente così. Quando non c'è questa situazione, che è quella che veniamo noi, la cooperazione internazionale è un rapporto di forze tra, all'interno delle quali, quando la moneta diventa unica, non c'è più la moneta nazionale sovrana che ha solo scopo di impedire che si realizzi in modo efficiente l'economia all'interno dell'area più vasta. Allora io dico, per questo si tiene il cambio fisso in luogo del cambio flessibile. Io avevo anche una slide, se riuscissimo a vedere solo quella poi chiudo, non parlo del resto, avrei slide per confutare tante tesi sul fatto che è stato il livello di scambio euro dell'euro all'inizio che ha provocato questa situazione, mentre ci sono dimostrazioni che non è così, sul fatto che la nostra produttività è scesa a causa dell'euro, ci sono dimostrazioni che non è così, me ne avrei dato prova ma non ce l'avrò il tempo, però se mi riesce a passare la prima slide soltanto, io voglio contestare quello che sostiene qualcuno, e cioè che il paragone della situazione attuale a quella del 92, per me non è affatto così, cioè voglio ricordare che nel 92 ci fu una svalutazione nel caso di un ritorno a monete a rapporti di scambio flessibili tra le monete, ci fu una svalutazione inizialmente concordata del 3%, del 7% della lira, ma vorrei ricordare che le differenze tra 92, 93, 2008 e 2009 sono molto ampie, molto significative. La crisi del 92-93 è endogena perché nasce proprio dal debito pubblico che quei governi precedenti avevano creato e perseguito negli anni 60 e negli anni 70, dal momento in cui il debito pubblico è andato anche nelle mani di soggetti stranieri e non è rimasto confinato all'interno del territorio nazionale e quindi è endogena, mentre la crisi del 2008 non è endogena, è una crisi esogena, è una crisi che ci hanno trasferito gli americani per i loro errori politici nel mancato controllo delle regolazioni di tipo sulla finanza. È una crisi che poi ha conteggiato da lì tutti. E vorrei, guardando questa tabella, emerge anche chiaro che tra il 91 e il 95 la lira ha subito una svalutazione reale del 33% come valore esterno, ma il valore interno, cioè il potere d'acquisto, ha calato solo del 17%. Allora qualcuno dice, oibò, se succede questo non è poi così grave, ammesso che la svalutazione è la peggiore delle tasse che colpisce i lavoratori dipendenti, i lavoratori a reddito fisso che la pagano sicuramente da niente altro. Questo per me è una cosa assolutamente chiara. E per cui, mentre invece nessuno va a guardare un altro paragone con il quale chiudo questo intervento, e cioè la nostra crisi e la svalutazione che abbiamo avuto tra il 72 e il 76, nel quale abbiamo avuto una perdita di valore che era molto, secondo me, più assimilabile a questa, una svalutazione sempre, una perdita di valore esterno sempre attorno al 33%, ma una perdita di valore interno del 50%. Quindi, a differenza di quel 17 del 92, che condizioni c'erano però? C'era che il favore dei prezzi internazionali allora, c'era certo una recessione e una moderazione salariale, perché tra il 91 e il 95 le retribuzioni diminuiscono in termini reali del 3%.
Quindi noi abbiamo delle situazioni, come vedete, da un lato con recessione, ma con prezzi internazionali crescenti, calanti nel 91, con salari reali crescenti nel 71-76, calanti nel 91-95, e con un debito pubblico che dal 53 era al 105, adesso siamo al 130 e ci immaginiamo. Allora io mi dico, ma c'è qualcuno che è proprio sicuro che se dovessimo fare un passo del genere andremo solo a una salutazione del 17% e non a quella del 50%, che vorrebbe dire distruggere i redditi reali dei lavoratori prima di chiunque altro? Ecco, io credo che dovremmo pensarci bene, come dico, non ho il tempo di far vedere di altre slide che servivano per contestare i luoghi comuni che si dicono sull'euro, quelli che ho citato prima. Vorrei anche fare attenzione al concetto di sovranità. Il concetto di sovranità è un concetto che attiene da sempre la destra, che è sempre il primo punto all'interno dei programmi della destra, e non vorrei dimenticare che il concetto di sovranità è stato alla base della nascita del nazionalsocialismo. Io vorrei evitare soltanto di immaginare che possa succedere nel nostro paese qualcosa del genere. Grazie. Spero mandiamo lo stesso subito, che sono inutili. Allora,